Secondo il fisico Carlo Rovelli, una tappa fondamentale nella storia della conoscenza è stata il viaggio o la fuga di Leucippo, il maestro di Democrito, da Mileto ad Abdera nel 450 a.C. Scrive infatti: che cosa avevano dunque scoperto Leucippo e Democrito? I milesi avevano capito che il mondo può essere compreso con la ragione. Si erano convinti che la varietà dei fenomeni naturali dovesse essere riconducibile a qualcosa di semplice, e avevano cercato di capire che cosa potesse essere questo qualcosa. Anassimene, tra i milesi, aveva immaginato che questa sostanza potesse comprimersi e rarefarsi, e in questo modo trasformarsi dall'uno all'altro degli elementi di cui è fatto il mondo. Era un germe di fisica, elementare e rozzo, ma andava nella giusta direzione. Serviva un'idea, una grande idea, una grande visione per provare a suggerire quale potesse essere l'ordine nascosto del mondo. Questa idea la ebbero Leucippo e Democrito. L'universo intero è formato di uno sterminato spazio vuoto, nel quale corrono innumerevoli atomi. Nell'universo non c'è altro che questo. Lo spazio è illimitato, non ha né alto né basso, non ha un centro, non ha confine. Dopo Parmenide, il problema fondamentale su cui riflettono i pensatori ionici è quello della pensabilità della natura o del divenire. Zenone di Elea aveva infatti dimostrato a quali contraddizioni andasse incontro chi provasse a difendere razionalmente le tesi che esistono a molte cose e che l'essere può essere diviso. Agli Eleati, come si è visto, avevano risposto i filosofi pluralisti e in particolare Anassagora, che con la teoria dei semi aveva dato una spiegazione efficace del divenire e del mutamento. Anche Democrito, contemporaneo di Socrate e Platone, inizia la sua riflessione dalla dimostrazione di Zenone, osservando che la realtà materiale non può essere divisa all'infinito, perché ne sarebbe polverizzata e l'essere diverrebbe nulla. Democrito infatti offre una visione materiale, fisica, dei concetti eleatici, identificando l'essere con il pieno, o la materia, e il non essere con il vuoto, cioè lo spazio in cui la materia si muove. Democrito osserva che se all'origine della materia ci fosse il nulla, cioè il vuoto, l'assenza di materia, in nessun modo si potrebbero ottenere dei corpi, cioè dei pieni che occupano spazio. Perciò, se si vuole spiegare razionalmente ciò che appare, si è obbligati ad ammettere che esistono delle particelle minime, non ulteriormente divisibili, cioè gli atomi, che esistono da sempre e non muoiono mai. Democrito attribuisce così agli atomi le caratteristiche dell'essere parmenideo. Gli atomi sono infatti pieni, immutabili, ingenerati, eterni, e poiché sono infiniti, infiniti saranno anche i mondi a cui daranno origine. Gli atomi differiscono tra loro solo per forma e dimensione. Non hanno invece qualità. Gli aspetti qualitativi della realtà percepiti dai sensi, come il colore, l'odore, la consistenza, il tatto, il sapore, sono dunque puramente apparenti. Reali sono soltanto gli aspetti geometrici, quantitativi della realtà. Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l'amaro, verità gli atomi e il vuoto. Non diversamente da Parmenide, l'uomo è quindi capace di una conoscenza sensibile, imprecisa e fallace, e di una conoscenza razionale, capace di cogliere la verità nascosta ai sensi. La verità dimora nel profondo, dice infatti il frammento 117. A differenza di Parmenide, però, in Democrito non c'è contrapposizione tra le due forme di sapere, perché la conoscenza razionale è il potere di spiegare ciò che i sensi si limitano a percepire. Un aspetto controverso dell'interpretazione dell'atomismo di Leucippo e Democrito è la natura del movimento degli atomi. Secondo Aristotele, gli atomi democritei erano in perpetua caduta secondo un moto rettilineo, e i più pesanti, cadendo più rapidamente, cozzavano contro i più leggeri, provocando una serie di collisioni interatomiche. Sembra però che gli atomi di Leucippo e Democrito non avessero peso, e che dunque il loro movimento fosse visto dai due filosofi come un volteggiare caotico in tutte le direzioni. In virtù di queste tesi, l'atomismo si presenta come la prima radicale forma di materialismo dell'antichità, dove per materialismo si intende la concezione secondo cui la materia è l'unica realtà e l'unica causa delle cose. Connesso al materialismo è l'ateismo di Democrito, il quale, pur ammettendo in qualche modo l'esistenza degli dei, ritiene, all'opposto di Anassagora, che
che alla base del mondo non ci sia alcuna intelligenza. Parte integrante del materialismo e dell'ateismo di Democrito è il meccanicismo, cioè la tesi che vede nella materia le cause efficienti, in grado di spiegarla senza far ricorso a presunti scopi o progetti di Dio. Gli atomisti furono perciò i primi a interpretare la natura con la sola natura, rinunciando a interrogarsi su concetti ancora mitici come quello della volontà degli dèi. Sarà proprio questa fondamentale caratteristica del pensiero di Democrito, l'antifinalismo, cioè lo spostamento dello sguardo dallo scopo o fine dei fenomeni alla loro causa efficiente, che caratterizzerà la nascita della scienza sperimentale 2000 anni dopo di lui.